L'amministratore, socio lavoratore senza busta paga, può prendere il rimborso forfettario per le ore in cui è stato fuori dal comune per visitare i clienti e i fornitori? Ok, bella domanda, ovviamente simile a quella precedente. Qui abbiamo l'amministratore socio lavoratore dell'SRL, ok, che anche questa volta è sempre senza busta paga, poverino, e dobbiamo verificare se può prendere il rimborso forfettario per le giornate in cui va fuori, ok, per visitare appunto i clienti e i fornitori. Ecco che a livello teorico, per visita a clienti e fornitori, questa roba è una trasferta, ok? Se fuori dal comune, ottimo. Il problema è che, come quello di prima, ossia se l'amministratore non ha una busta paga, o anche il socio lavoratore non ha una busta paga, non può prendere praticamente il rimborso forfettario, ossia sarebbe da tassare. Tecnicamente, qui, al contrario del buono pasto di prima, se volessi essere un po' più fiscale, è stata posta appunto una domanda, mi sembra, al Ministero del Lavoro nel 2010, in cui si chiedeva se comunque sia l'amministratore senza compenso può prendere i rimborsi spese e che questi siano esenti, senza specificare quale tipologia di rimborsi spese. E il Ministero del Lavoro ha praticamente fatto presente che si può benissimo, insomma, cioè almeno l'amministratore unico senza compenso può benissimo prendere i rimborsi spese senza pagare imposte e contributi, però ha bisogno di avere una busta paga, ok? E quindi anche se fosse zero, si mette dentro al libro unico del lavoro che si chiama LUL, però di fatto anche con una busta paga, zero compenso ma con busta paga, tendenzialmente i rimborsi spese, tra cui il rimborso forfettario, sarebbero praticamente buoni, riconosciuti validi, o almeno dal lato del dipendente non sono da tassare. Poi, volendo, l'Agenzia delle Entrate potrebbe esprimersi in maniera diversa, però già il Ministero del Lavoro è già più allineato anzi è allineato questa cosa perché è quello che ha detto il Ministero del Lavoro. E quindi di fatto potrei dirti questo. Allora, il socio, almeno l'amministratore, soprattutto, non tanto socio, l'amministratore che comunque è senza compenso e non c'ha una busta paga, allora il rimborso forfettario io tendenzialmente non te lo farei prendere perché comunque anche se a livello concettuale potresti avere ragione, comunque è più difficile che sia riconosciuto da un giudice. Ok, perfetto. Se tu invece decidessi piuttosto proprio di volerlo prendere per forza a tutti i costi questo rimborso forfettario, allora ti consiglierei di fare una busta paga comunque a zero, ok? Ovviamente pagherai un po' di più il consulente del lavoro barra commercialista perché ti fa una busta paga in più, però così in questo caso prendi, okay, tutti i rimborsi forfettari almeno secondo quello che ha previsto il ministero e quindi anche davanti a un giudice, diciamo, almeno davanti al controllore, insomma, al controllore, che brutto termine, davanti a un funzionario dell'Agenzia delle Entrate dovresti effettivamente poter regolarmente avere tutto esente. Ok? Perfetto. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!